So let us take our matrix A. And first of all, we will prove that there is some polynomial that is zero at A. Why? You take this matrix, identity matrix A, A squared, A cubed, A to the n squared. Okay? How many matrices they are? N squared plus 1. And they are too many. Why? The space of matrices, it is also vectorial space, which, for example, let us take matrices 2 by 2, which is a base. A base is this. If you want to get A, B, C, D, you have to multiply. If you want A, B, C, D, you have to multiply A by this, B by this, C by this, D by this, and then take the sum. Okay? This is vector base. So this is one more than the dimension of space. That should be some linear combination of this. That should be the null element. So we have sum from h 0 to n squared ch h, and this is some polynomial of a. So we simply by this remark we got that every matrix has some polynomial that is zero if it is calculated at this matrix. Okay? So then I give this definition. P is called the minimal polynomial of A. If the following condition are satisfied, if and only if, by definition. First, P of X is monic. Monic, it means that the first coefficient is 1, the coefficient of the highest degree. Because, of course, if I have, for example, 3x squared plus, instead of 3x squared, you have x squared. Like otherwise it's not unique. Second condition, P of A is 0 and third condition, deg of P, it is the minimum of deg of Q of X such that Q of A is equal to 0. So it is the one that gets 0 at A with the lowest degree. And it is unique. Why it is unique? Let us
assume that Q of A is zero. Then you have Q of X, which is, let us assume that Q is of course the degree of Q is bigger by definition is bigger than or equal to the degree of P. Then I can divide Q by P. So will be A of X P of X plus the remainder. You get the Euclidean, this is one value, so you have Euclidean division, so you divide, you get the quotient and the remainder. But the remainder is less than the degree of P, and then since Q of A is zero, and so this is A of A times P of A, and this is also zero, you will get that R of A by difference is also zero. But this is not possible because by definition this had the lowest degree and the degree of R is lower. So the only option this implies that R of X is identical. So there is no remainder. So this means that the minimal polynomial is unique because every other polynomial is divided by P. P is monic, so you have no no ambiguity about coefficient. What we don't know, it's the degree of P. We don't know the degree of P. We only know that the degree of P does not exceed n squared. Actually, you know that the degree of P really is less than or equal to n. It even can be lower than n because you know the end of story. But a priori we don't know anything more. Now, since P of X is actually we have to assume now we have to reason in C. Why in complex field? Because we can factorize this. Okay? This will be x minus lambda mu 1 to the h 1 x minus mu k. So we know that
these numbers belong to sin. So we have to look at our medics from as an operator from CN to CN, even if it is real. Okay? Because we cannot exclude the option that this actually that one will be the eigenvalues. But we for now we don't know that they are eigenvalues. Okay? So we what do we know? We know that if we have these same things in Rn, but for now this. So, first of all, I want to prove that if V is belonging to this new age. This is trivial because if I apply A minus mu j I to the H j to A of V, polynomials in A they commute. You can so this is A of A minus mu j I H j of V. But this, by definition, since vu is taken here, this is A of 0. And this is 0. Okay. So, this is told
is A minus mu J R H J is invariant for A. This is a subspace. Quindi ce la devo applicare almeno una volta. Allora la prima volta che va a zero lo chiamo, la potenza la chiamo S. Quindi quando ce l'applico S volte va a zero, quando ce l'applico S meno 1 volte non va a zero. So let now apply. So let us call this vector W by simplicity. So A of W, A
of W is mu I W. So if I stop the one time before getting zero, this is eigenvector with this eigenvalue. Okay? I continue here. Okay?
to B is equal to 0, right? So we know that A minus mu 1 by contradiction that this is not Cn. Possiamo sempre completare una base in modo tale da avere una base di C alla N e ci mettiamo i vettori che ci mancano alla base. Allora, prendiamo un vettore là dentro. Allora, quello che io voglio vedere è che A di W deve stare ancora in doppio. Perché deve stare ancora in W? Altrimenti A di W avrebbe qualche componente, si potrebbe scrivere, allora questo qua chiamatelo U. Se diciamo, supponiamo A di W sarà uguale a U più W primo. Allora, W primo sta in W e U sta in U, e questo perché sta in G alla N.
Allora, cosa otterreste? Supponiamo che questo U sia diverso da 0. Allora, otterreste che A W meno W primo più A W meno W primo è uguale a 1, che però dovrebbe essere diverso da 0. Il problema se A non è invertibile. Supponiamo per un attimo che A sia invertibile. Allora, io potrei scrivere quello che io posso dimostrare è che se W non appartiene a U, allora A W non appartiene a U. È che questi numeri qua devono essere gli autovalori, non abbiamo ancora detto che sono gli autovalori, ok? Perché sono gli autovalori? Prendiamo un
vettore nullo e A meno mu i alla S meno 1, l'abbiamo chiamato V, non è un vettore nullo, per forza. Ok? Ma quando abbiamo applicato A meno mu i a v doppio, cosa abbiamo scoperto? Che viene il vettore nullo e quindi a v doppio è uguale a mu i e v doppio. Quindi noi mu i, e come lui anche tutti gli altri, devono essere per forza gli autologhi della matrice. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che se noi prendiamo una base di ciascuno di questi spazi, allora prendiamo questi spazi qua, non hanno per forza dimensioni H1, H2, HK, attenzione, non è vero, questo è quello che dicevamo prima, questi H1, H2, HK sono la dimensione massima del più grosso blocco di Jordan relativo al lato valore mu con 1, mu con 2, mu con K. Quindi nell'esempio di prima, la matrice 9x9, questi erano 2 e 2. Ah, vi ricordate, con la matrice c'era solo 2 valori. Mentre invece la dimensione era 9, quindi non era 2 più 2. Il primo aveva dimensione 4, se vi ricordate, e il secondo aveva dimensione 5. Però il fatto che non ce ne possono stare altri vettori in Cn ci dice che se io prendo una base V1, VK1, VL1 qua, poi prendo una base V2, VL2 qua, e qua prendo la base V, allora qua devo scrivere V1, V1L1, qua prendo la base VK1, VK LK, e le metto insieme. Come sarà fatta la matrice rispetto a questa base? La matrice A, faccio unito questo, e questa base la chiamo B. Rispetto alla base B, A come si scrive? Siccome quegli spazi sono invarianti, quello l'abbiamo dimostrato prima, si scrive a blocchi. Allora, un blocco sarà una matrice A1, un blocco sarà una matrice A2, l'ultimo blocco sarà una matrice AK, qua ci sono tutti i zeri, e A1 ha il suo lato valore solo mu con 1, A2 ha il suo lato valore mu con 2, e A3, AK ha il suo lato valore mu con K. È chiaro? Dopodiché, a questo punto, queste matrici si vanno a ridurre a forma canonica del Jordan in maniera indipendente, cioè io devo A1 è la matrice che mi va da questo spazio in questo spazio, me la riduco a forma canonica di Jordan come ho fatto ieri, e qua cambio base, prenderò la base adatta a ridurre a forma canonica di Jordan, e dopo aver fatto quello A1 si scriverà come mu1 0, poi qua ci stanno 0 e 1 e qua ci stanno tutti 0.
ok? Si riduce la forma canonica di Jordan, come abbiamo detto qui. Quindi questo discorso completa la dimostrazione. Allora ci sono rimaste due cose da dimostrare, che adesso ormai il tempo è praticamente finito. Ci sono rimaste solo due cose da dimostrare. Una, a questo punto qua, quando cominciamo, la somma, che questa sia una somma diretta, l'ho dimostrato, però devo anche dimostrare che la somma di questi spazi mi dà tutto Cn. E un'altra cosa, se ci fate caso, è rimasta da dimostrare, che quello che abbiamo detto ieri è vero, perché non l'avevamo dimostrato tutto. Cioè, se vi ricordate, quando abbiamo fatto le catene di Jordan, abbiamo detto, noi abbiamo preso prima questi vettori, quelli che andavano, quando gli applicavo A meno un con I alla HI, andavano a 0, ma non in un basso in meno, e abbiamo preso la base là. Poi abbiamo preso le loro immagini e le abbiamo completate a prendere una base del supplementare di A meno mu con I alla HI meno 1 in A meno mu con I alla HI meno 2 in A meno mu con I alla HI meno 1 e così via. E abbiamo detto che tutti quei vettori erano indipendenti, e quello lo dobbiamo ancora dimostrare. Quindi sono rimaste in questa solo queste due cose. Se dimostriamo queste due cose, allora quello che abbiamo chiamato adesso serviva per diagonalizzare, per ridurre a forma canonica di Jordan la matrice, e quel punto, l'ultimo punto, serviva a bloccare questa cosa. Allora, per quanto riguarda la forma canonica di Jordan, come possiamo riassumere la situazione? Noi abbiamo che, prendiamo la matrice A, possiamo sempre ridurla cambiando base a dei blocchi di Jordan, poi ogni autovalore ha i suoi blocchi, ok? Naturalmente, se la matrice è a entrate complesse, non tutte reali, bisogna usare un cambiamento di base per forza sui complessi. Se la matrice è reale, ma c'ha anche un solo autovalore complesso, in realtà se c'è uno complesso deve avere anche il coniugato, però se ha qualche autovalore non reale, bisogna di nuovo usare un cambiamento di base sui complessi. Se però in tutto questo discorso A è una matrice reale e gli autovalori erano tutti reali, il cambiamento di variabile, il cambiamento di base, scusate, lo potete fare su R. Non è necessario. Perché? Perché tutto quello che andavamo a dire, il polinomio minimo a posteriori si verifica che A meno un primo autovalore elevato a una certa potenza, che sappiamo è la lunghezza del blocco di grandezza massima di Jordan di quel relativo a quell'autovalore, eccetera eccetera, quindi è un divisore del polinomio caratteristico della matrice. E quindi quando andavamo a fare questa cosa qui, anche se a priori questi erano complessi, a posteriori abbiamo verificato che sono reali, quindi vuol dire che erano reali sin dal principio. Allora a quel punto, se la matrice A aveva due valori reali, questa cosa la possiamo scrivere pure su Rn, questa decomposizione. La possiamo scrivere sia su Cn, quando come dominio prendiamo Cn, sia su Rn, quando come dominio prendiamo Rn. Ok? E quindi, in quel caso, non c'è bisogno di ricorrere ai numeri complessi per fare il cambiamento di base. Ok? E quindi, questo completa, no, queste due cose da sistemare, la riduzione a forma canonica. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo visto che prendiamo una matrice reale. Abbiamo visto che se tutti gli autovalori sono reali, possiamo sempre ridurre a una matrice triangolare, lemma di Schur, qualora con un cambiamento di base ortogonale. Poi mi veniva diagonale, per esempio, se in partenza era simmetrica, la giro deve rimanere simmetrica, essendo triangolare superiore deve essere forse diagonale,
matici silmeti che si possono ridurre a forma diagonale con un cambiamento di base ortogonale, teorema spettrale. Se non era simmetrica, ma aveva gli autovalori reali, posso avere una forma migliore di quella triangolare, ma a quel punto il cambiamento di base non è più ortogonale, devo prendere le basi in un certo modo e ridurrò la mia matrice a dei blocchi, diciamo, a dei blocchi A1, A2, AK. Ogni blocco fa riferimento a un autovalore. All'interno di quel blocco, ogni blocco che fa riferimento a un autovalore è suddiviso in sottoblocchi in cui le matrici sono diagonali, quasi diagonali, hanno tutti l'autovalore sulla diagonale e hanno tutti uno sulla diagonale secondaria. Okay? Gli Z sono dati dal fatto che ci saranno più blocchi. Quindi tra un blocco e l'altro qua ci stanno gli Z. Quando io all'interno dei sottoblocchi considero i sottoblocchi proprio quelli che hanno tutti l'autovalore sulla diagonale e tutti uno sulla diagonale secondaria. Questo è quanto. Questa riduzione a forma canonica di Jordan è unica a meno di tutte le permutazioni che potete fare. Una volta che l'avete fatta sotto blocchi, ognuno di quegli spazi è invariante e quindi potete spostarli come vi pare. Non è detto che dovete, per esempio, se qua ci sono i sottoblocchi di lambda 1, li potete pure mischiare, cioè ogni sottoblocco potete mettere un sottoblocco di lambda 1 qua, un sottoblocco di lambda 1 più avanti, però a meno di permutazioni, però i vettori che sono la base di quel sottoblocco, che sono collegati dal fatto che ci stanno gli uni sulla diagonale secondaria, quelli non li potete mettere uno qua, uno là, sennò poi dopo non funziona più. Dovete, a meno di permutazioni dell'insieme di tutti i sottoblocchi, allora la matrice è unica. Io un sottoblocco voglio mettere prima, un altro voglio mettere dopo, non cambia niente. Significa che quei vettori li metto prima, quegli altri li metto dopo. Va bene? Però la base è unica, la base della permutazione. Allora. No. Non è unica. E te lo dimostro. Caso sì. Prendi la matrice identica. La matrice identica in qualunque rappresentazione sembra la matrice identica, ma la base non è unica. Perché il problema è che quando tu hai quelli che sono collegati in un certo modo, magari non li puoi cambiare, ma sicuramente dove c'hai gli autospazi, se l'autospazio è dimensione 2, tu in un autospazio dimensione 2, tu la base la puoi cambiare come pare, in un piano di base ne può prendere tanto, sto sempre, capito? Già se ogni autospazio che abbia una dimensione maggiore di 1 ti dà un controesempio alla principale della base. Ultima cosa, quando hai detto base mi era venuto in mente un'altra cosa da dire. Questi qua. Questo qua, H1, se vi ricordate quando abbiamo fatto ieri quella catena che si stabilizzava, è il primo valore dove la catena si stabilizza. Quindi, per esempio, quando ci avevamo quella matrice là che ci aveva un blocco da due blocchi da 2 e un blocco da 1, due blocchi da 2, questo per la tua valore 3 e questo per la tua valore 2, allora le dimensioni, per esempio, per l'autovalore 3, la prima dimensione era 3, perché vedete i blocchi sono 3 e quindi c'è un vettore dell'autospazio per ognuno di questi tre blocchi. Quindi se tu puoi cambiare quelli nell'autospazio, puoi cambiare anche quelli prima, cambiano. A 2 veniva più quelli da 2 sono 2, quindi 3 più 2 5, quindi
invece dell'altro faceva 2 e poi subito 4. Se qua ci metto a meno 2i, la dimensione faceva 2, perché i blocchi sono 2, a meno 2 al quadrato, 2 più 2 fa 4. Ok? Quindi H1 e H2 erano entrambi 2, però le dimensioni erano 4, 5, faceva 9, che era la dimensione dello spazio su cui operava la matrice, no? Diciamo, la matrice era 9x9. E questo è. Penso che il teorema si sia abbastanza capito. Rimangono queste due cose da sistemare, però insomma. Cioè. Ok.